e ci saremo in senso di tanti anche ogni volta hai dato. Thank you.
di mamma mio furono. Quando è stata lanciata nello spazio
la sonda Voyager 2. Pensate che bello, gli astrofisici hanno immaginato che un giorno la Voyager potesse essere intercettata da una civiltà extraterrestre. Per questo hanno impresso su una lastra qualche nostra immagine che mostra come siamo fatti. I cervelloni della NASA hanno realizzato un CD con i suoni della Terra e voci umane che pronunciavano brevi frasi in 55 lingue. Su quello stesso CD, inoltre, hanno inciso una selezione musicale, classica, pop, un po' di tutto. Gli alieni avrebbero pensato che una civiltà in grado di creare una cosa bella come la musica probabilmente non doveva essere troppo malvagia. Sul sito della NASA compare la lista dei brani registrati. Si va da opere di Bach, composizioni di Beethoven, Chuck Berry, canti popolari, tutto bene. Insomma, nella selezione non è stato incluso nessun musicista italiano. Ci sono bulgari, indiani, polinesiani, italiani, zero. Ma sapete la curiosità? Sembra che in effetti sia stato proposto di mettere un po' di musica italiana su quel CD. E la scelta non stava per cadere su un'aria di Verdi, una sinfonia di Rossini, ma su una ben diversa composizione, Made in Italy, Quando, di Tony Renis, anno 1962. Dati ufficiali alla mano, questo pezzo è tuttora il 45 giri più venduto di sempre tra tutti quelli pubblicati sul pianeta Terra da tutti i musicisti della storia. 51 milioni e mezzo di copie, di più di White Christmas di Bing Crosby. Altro che Verdi, Donizetti, Puccini. Quando? A proposito, fino a questo momento abbiamo ascoltato brani di musica operistica, ma ora facciamo un salto in avanti e concediamoci, avanti nel tempo, una piacevole, che poi accettiamo la lirica, una piacevole escursione nel mondo del pop contemporaneo. Il pezzo che ascoltiamo ora è, non poteva essere altrimenti, Guardando il cielo, di Alisa, che con questo pezzo si è classificata decima all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Il brano dà titolo all'ultimo album dell'artista, uscito a febbraio di quest'anno. E allora accogliamo con un grande applauso il cantante che sarà con noi, Gabriel Marsiglio. Thank you.
Rimaniamo nel mondo della musica pop. Nessuno di noi avrà problemi a ricordare qualche canzone italiana che già nel titolo contenga alcuni riferimenti al cielo. Poteva forse mancare una classifica delle più celebri canzoni dedicate a questo manto azzurro che stringe il pianeta nella sua mano fatta di ossigeno? Ovviamente no. Abbiamo inserito nella classifica anche canzoni e titoli che contenevano le stelle, perché un cielo senza stelle è come un cornetto senza la marmellata. Al decimo posto, vediamo poi se siete d'accordo o no con la classifica, Il cielo ha una porta sola, di Biagio Antonacci. Nono posto, Siamo le stelle nel cielo, di Luca Carboni. Uno pensa a questa classifica te la sei inventata, hanno votato più di 60.000 persone. Siamo le stelle nel cielo, di Luca Carboni. Ottavo, Cielo e terra, di Neck. Settimo, Piccola stella senza cielo, di Ligabue. Sesto, Figli delle stelle, di Anna Sorrenti. Adesso si comincia a tornare un po' indietro nel tempo, però ci sta. Quinto, Il cielo è blu, sopra le nuvole, dei Pooh. Ci sta. Quarto, Nel blu dipinto di blu, di Domenico Modugno. Terzo, Urlando contro il cielo, di Ligabue. Secondo, Il cielo, di Renato Zero. Primo, primo a pari merito, Il cielo in una stanza, e Il cielo è sempre più blu, di Rino Gaetano. Mi sembra che abbiano votato con criterio chi ha votato. Speriamo che nessuno ci ridi la 500 alla mia macchina per non aver nominato artisti del calibro di Marco Carta, che hanno dedicato canzoni al cielo, ma inspiegabilmente non si sono classificati. Ascoltiamo ora un altro pezzo di Arisa. Questa volta ci lasceremo trasportare dalla dolce malinconia del brano La notte del 2012, seconda a Sanremo, edizione di quell'anno, alla voce Gabriel Marsiglio, alla tastiera Ottavia Cagliandro. Quasi schifo che se non cominciare facendo dolore che sale che
Beh, direi che Gabriel ha fatto la cosa più bella che si può fare. Si è commosso e ci ha commosso. Direi che è una cosa veramente importante. Quando si comincia ad amare la musica, so che la ami già da tanto e ricambia le emozioni che noi diamo a lei, la musica le sa ricambiare. Lo spettacolo del cielo mi sconvolge. Mi sconvolge vedere in un cielo immenso la falce della luna o il sole. Nei miei quadri, del resto, vi sono minuscole forme in grandi spazi vuoti. Sono parole di Miró, un artista che con il suo linguaggio personale di forte impatto ha impresso il suo nome nella storia dell'arte contemporanea. Dal cielo siamo partiti, al cielo torniamo. Perché la musica, ormai lo sappiamo, è proprio come il cielo. A volte cambia colore. A volte è nascosto dalle nuvole. In altri casi sembra tingersi di colori malinconici. Ma poi basta un soffio di vento e lui, il cielo, torna ad essere una delle più meravigliose opere d'arte che siano mai state create. Come ha detto Vincent Van Gogh, non mi stanco mai di un cielo azzurro. E così dobbiamo fare anche noi. Non permettere all'abitudine, alle preoccupazioni quotidiane, di farci dimenticare tutta la bellezza che c'è intorno a noi. Quando tutti i giorni diventano uguali, è perché non ci si accorge più delle cose belle che accadono nella vita, ogni qualvolta il sole attraversa il cielo. Sono parole dello scrittore brasiliano Paulo Coelho, uno che ne sa. Sì, l'arte a modo suo è come il cielo, non finisce mai. Fino a quando esisteranno le emozioni, ci saranno sempre persone che le esprimeranno con le immagini, con la voce e, perché no, con le note, con quei pallini neri e bianchi che sono appesi a un pentagramma e sono il linguaggio della musica. È il momento di salutarci. Torniamo sulla terra, sapendo che il cielo non è un luogo così lontano. Toccarlo non è difficile. Basta volerlo, basta tendere una mano e sorridere una volta tanto. Oh, il signore di Manda, dalla Cavalleria Rusticana, di Pietro Mascagni. Cavalleria Rusticana fu la prima opera composta da Mascagni. Il musicista diede vita nella sua carriera artistica a 16 opere liriche. Oltre alla Cavalleria Rusticana, però, soltanto le opere Iris e l'amico Fritz sono rimaste nel repertorio dei teatri e le altre 13 scomparse. Che dire, si transit gloria mundi. Il successo della Cavalleria, però, fu enorme già dalla prima rappresentazione al Teatro Costanzi di Roma il 17 maggio 1890 e tale è rimasto fino ad oggi. L'opera è tratta dall'omonima novella di Giovanni Verga. Candida Spinelli e Gastone Di Paola, accompagnati al pianoforte da Ottavia Caliandro. Ma il mare ormai, ma
Dice cosa dire dopo un'esibizione del genere. Meno male che non devo dire più niente, perché è finita. E io penso che ci sia solo una parola da dire, che è un grazie diviso in diverse parti. Io penso di interpretare il pensiero degli organizzatori, anche se poi ascolteremo il saluto e il congedo da parte di Angelo Marsiglio. Un grazie agli organizzatori, agli amici dell'arte, agli artisti che si sono esibiti, per cui veramente facciamo un grande applauso al soprano Candida Spinelli, al baritono Gastone Di Paola, alla musicista Ottava Cagnano, e un applauso anche per Candida Marsiglio. Dimostriamo davvero tutto l'affetto e tutta la gratitudine per le emozioni che ci hanno fatto provare. Mi rimane solo un ultimo grazie da dire, ne approfitto che gli artisti sono sul palco, perché questa volta penso di interpretare il loro pensiero quando dico che un grazie importantissimo va rivolto anche a voi. Lo dico sempre, non è per strappare l'applauso finale, anche, però non è solo per quello, perché c'è un momento che è molto particolare. Quando ci si trova prima, si fa l'ultima prova e si guardano le sedie che giustamente, venendo qua diversi minuti prima, sono ancora tutte vuote. Allora comincia il conto, verrà gente, non verrà gente. E quando succede come adesso, che tutte le sedie sono piene, che questa stanza, quest'aula può essere... questa sala, non mi veniva la parola, questa sala può essere considerata di fatto sold out per questo evento, viene a dire proprio questa cosa: c'è ancora speranza, perché finché un'esibizione di musicale, di canto lirico, musica pop, riesce ad attirare ancora tutte queste persone, ha senso lo sforzo che fanno tutti coloro che questi eventi li organizzano. Il fatto che voi siete qua rende merito di tutti gli sforzi che sono stati fatti per organizzare questa cosa. Quindi penso di interpretare davvero il pensiero degli artisti e di tutti coloro che si sono dati da fare per questa cosa, dando un grande grazie a tutti voi. Grazie davvero per essere venuti. Chiudo con l'ultima domanda: vogliamo lasciarli andare via così o vogliamo il bis? Ci vuole il bis prima di lasciarli andare. E allora ascoltiamo ancora i nostri amici, se così possiamo dire, con un'ultima esibizione. Grazie di tutti e alla prossima! Mozart, allora, la sirena della mano.
No, però forte, facci prima, Il casinetto è mio, soli saremo, e la gioiello mio ci sposeremo. Socializzare, no? questo modo di socializzare quello che era prima attraverso il negozio delle persone
è cambiato, però noi vogliamo comunque testimoniarlo a questo punto, e poi chissà, magari si andrà avanti ancora in questo modo, oppure anche meno. Ma l'importante è dedicare e fare questo tipo di riflessioni. Ti ringrazio ancora. Grazie mille. Per la nostra posta elettronica ci trovate anche su Facebook. Inoltre vi invito ad iscrivervi tra gli amici dell'arte, mettendo il vostro nominativo nel libro sul tavolino, dove potrete anche lasciare una nostra testimonianza. E poi qui accanto a me ho appunto altri libri che riguardano la Mela dei Negozi, perché attraverso le pubblicazioni ci sosteniamo ovviamente, basta solo un contributo di 7 euro che servono poi alla ristampa. Vi ricordo i nostri prossimi eventi, che sono quello di domenica prossima 25, Villa Aperta in Brianza in collaborazione con la Proloco Meda e la proprietà Traversi e la provincia di Monza. Poi stiamo organizzando l'ottava edizione dell'Incanto delle Parole a cura di Maria Sardella e Vincenzo Ierardi. Sarà presentato qua in Sala Civica al 21 ottobre, venerdì 21 ottobre alle 20.45. La regia sarà di Patrizia Del Fabbro. Non mancate, sosteneteci. Vi ricordo che all'ingresso potete fermarvi per un convivio offerto appunto da tutti voi, dagli artisti, perché ho chiesto un piccolo contributo anche per questo, quindi per condividere anche alla fine, dopo lo spirito c'è anche il corpo, insomma, no? Grazie. Grazie ancora a tutti.